In questo solco si colloca un singolare aeroplano sperimentale, l'innovativo prototipo ideato ai primi degli anni 30 dall'ingegner Luigi Stipa e costruito dalle officine Caproni. Con questo aeroplano, la cui inusuale conformazione e l'apparente semplicità dichiarano subito la natura sperimentale, si apre la strada verso la realizzazione del propulsore a getto. Il prototipo, quasi interamente in legno, volò per la prima volta nel 1932. La sua ampia e tozza fusoliera conteneva un motore ad elica. Era il fondamento dei moderni aviogetti, rispetto ai quali questa ala a turbina, come lo definì lo stesso progettista, costituisce un illustre precursore. L'idea originale era quella di un motore intubato. Il flusso d'aria generato dalle eliche e riscaldato dal propulsore veniva compresso nel condotto metallico della fusoliera, generando un forte getto di uscita che produceva la spinta. Il principio era molto prossimo a quello del motore a reazione e l'idea era geniale, ma nonostante questo lo sviluppo non ebbe seguito. Sempre dalle officine Caproni, però, ben presto sarebbe uscito un altro e più celebre